rispetto al passato, nel senso, anche questo l'ho notato, io mi ricorderò sempre che una delle prime cose che avevo trattato 4 anni fa circa, c'era una scuola che era partita con i tablet, il distributore dei tablet è incomodato, la prima cosa, la prima ora di ricreazione che avevamo fatto i ragazzi è quello di creare dei finti profili agli altri compagni, dove io sono gay, io sono qua, io ho la pace. E avevo commesso nel giro di un'ora, solo con il tablet della scuola, un'infinità di reati, ma non così nel nulla. Poi non cerca di chiudere un occhio perché tanto sono inutile, puntiamo sull'educazione più che sulla repressione. Da questo punto di vista, però, questa è un'impressione, secondo me c'è una consapevolezza maggiore, ecco, non, poi magari voi siete nel mondo della scuola, cosa non potete dire? No, vabbè, anche con, insomma, con quelli che sono i propri strumenti. È comunque tanto diffusa. E io sono sicuro che se ogni docente andasse ogni sera a casa, si facesse una ricerca, soprattutto quelli un po' più cattivi, di quelli che sono i commenti sul loro conto, avrebbe tante denunce per diffamazione, insomma, perché tutto quello che prima passava sul commento, col compagno di banco, fuori dall'aula, che ci sta, l'abbiamo fatto tutto e ci mancherebbe, ormai viene cristallizzato, cioè anche quando vado a fare formazione alla scuola cerco sempre di puntare su questo fatto, non sono parole che volano, ma sono parole che rimangono lì e sono lì per sempre, insomma c'è poco da fare. E così sono lì per sempre anche le nostre immagini, e questo è l'argomento secondo me più scottante, per questo ultimo video emblematico da questo punto di vista. Dato uno sguardo, quando passavano anche certe immagini abbastanza forti, mi è sembrato di notare su qualcuno un po' di perplessità, forse non lo so se dico giusto, dubbio sul fatto che siano realtà anche nostre. A questa domanda, in realtà anche nostre, mi sento di dire assolutamente sì, tutta la vita. Noi abbiamo trattato, e prendo spunto, l'ho vista veramente prima di venire, l'ho letta al volo da un articolo che c'è lì su, se qualcuno è connesso, ma è poco capirlo, sul Corriere, che c'erano i dati del garante della privacy sull'utilizzo dei social sulla scuola, penso sia di oggi, e, nella quale c'è scritto sul garante della privacy, dice che non possono vietare i telefonini a scuola ai professori. Io ho sempre puntato al contrario, sono rimasto malissimo. No, un confronto con voi veramente su cosa si può fare per la prevenzione, su cosa si può fare anche in maniera rigida per evitare nel limite del possibile, per far crescere la consapevolezza su questi ragazzi e per dargli quell'educazione, per educarci digitalmente e aiutare loro a avere questa educazione digitale. Per quel che mi riguarda, ripeto, rispetto alla mia esperienza, parlando con le vittime di reato, io sono convinto che l'unica soluzione non è puntare, come fa qualcuno, solo sul discorso tecnologico. Ci metto una barriera, ci metto un firewall, ci metto l'antivirus, non c'è niente l'antivirus, però insomma, e mi proteggo a livello tecnologico, secondo me non serve a niente. Puntiamo sulla persona, puntiamo sulla capacità di proteggersi, sulla capacità di conoscerci, perché se ho quella fotografia mai la metto sulla rete, nessuno verrà mai a cercarla, cioè fondamentalmente, perché non quasi, tu, no, tutti no, quasi tutti i casi che noi trattiamo sono partiti da scatti autoprodotti, quindi sono partiti da un gesto volontario da parte di colei, così tutte le ragazze diventano vittime poi dei propri carnefici, poi con un atto volontario, quindi con uno scatto autoprodotto, è dato o a un singolo soggetto oppure ad una comunità di soggetti. Quindi puntare sulle persone e puntare sulla loro consapevolezza.